rivedere i paesaggi, i campi, i colori, gli alberi, tutto Tanto c'è quello ancora che tanto via. prima non si poteva vedere, mi fa capire che adesso siamo E quasi cosa devono tornati alla farlo vedere? normalità. Anche quelli che magari prima non avevano voce, che Non non hanno riescono a vederlo. potuto dire la loro, perché Eccolo non qua. ce n'era bisogno, c'era davvero tanto altro a cui pensare, tanto altro che si doveva fare. Adesso anche loro hanno la loro voce. Ciao mamma. Ciao Rocco. Benvenuti a Radio Sonora. Noi siamo qui con On Air. Il virus non passa attraverso i microfoni. Io sono Rocco Io sono Greta. e oggi siamo qui per parlare di ragazzi e coronavirus. Come è successo a tante persone, ci siamo ammalati, tutta la famiglia tranne me. E io sono rimasta a casa con la mia famiglia che stava ancora male, così è stato per qualche settimana, per cui mi sono dovuta occupare, diciamo, delle cose fondamentali. In questa situazione qua, forse non mi sono comportata come avrei dovuto, quindi come si pensa che ho preso in mano le redini, mi sono messa al lavoro, anzi, la mattina mi svegliavo tardi in pigiama, non facevo colazione, non mangiavo neanche tanto, ho perso anche qualche chilo e quindi niente, iniziavo la scuola così, non la seguivo, poi chiedevo ai professori di staccare prima così riuscivo a preparare il pranzo e passavo un po' le mie giornate così. Con questa un po' maschera arrabbiata perché ovviamente c'è della tristezza, anche molta, essere addolorata perché ero completamente sola. Abbiamo qui in collegamento Alessandra Simonelli. Nella prima fase dell'emergenza, i giovani, quelli che potremmo definire i preadolescenti, gli adolescenti, i giovani adulti, hanno mostrato molte risorse. Adesso però forse sta succedendo qualcosa di diverso, nel senso che questa apertura e chiusura delle scuole a singhiozzo, questa difficoltà nel trovarsi, nell'uscire, nel coltivare quelle che sono le tendenze, i desideri naturali dei giovani, che si sta prolungando così a lungo, sta generando quella che da molte parti viene ormai definita la pandemic fatigue. Abbiamo un ingravescente aumento di bambini e adolescenti ricoverati, tanto che nonostante i nostri siano 6 posti letto, abbiamo costantemente nell'ultimo trimestre 8-10 pazienti ricoverati e con problematiche quali prevalentemente tentativi di suicidio e autolesionismo per una metà più o meno e disturbi del comportamento alimentare per l'altra metà. Questa esperienza mi ha segnato molto. E mi chiedo quali saranno le conseguenze per il futuro della mia generazione, ma in particolare di quella più piccola. Penso per esempio ai bambini che hanno vissuto vedendo le preoccupazioni dei genitori senza magari capire il perché o capire perché non potessero uscire di casa. E mi chiedo quali saranno le conseguenze. Perché avendo così tante risorse siamo stati così poco ascoltati, noi ragazzi? Beh, mi viene da dire intanto perché i giovani non rappresentano mai una forza sociale e politica così importante da ricevere ascolto anche ad alti livelli. E anche perché gli adulti spesso si dimenticano di essere stati giovani. È molto facile dimenticarsi delle età precedenti della vita, e questo è un grosso errore, tra l'altro anche studiato a livello psicologico e a livello sociale, e quindi a volte non si dà credito sufficiente al punto di vista dei giovani. E non si dà spazio sufficiente alle loro messaggi, alle loro comunicazioni, a tal punto da pensare di organizzare, per esempio, i nostri interventi, le nostre campagne di sensibilizzazione, le nostre ricerche, i nostri pensieri a misura di popolazione giovanile. Da Radio Sonora è tutto.
Ciao da Rocco. Ciao da Greta. Torniamo